meraviglia. E praticamente, visto che ultimamente su YouTube molte persone stanno facendo polemica sul fatto che su YouTube non ci siano contenuti, io ho deciso di fare questo video pieno di contenuti, che è come mi vestivo a 14 anni, perché secondo me ci sta. Questo video appunto vi faccio vedere come mi vestivo a 14 anni. Non mi pento di niente, però perché nessuno mi ha preso e mi ha detto non vestirti così? Cioè in realtà me lo dicevano, però io li mandavo a cagare. E forse avevo ragione, o forse no. Ho tipo ritrovato tutti i miei vecchi vestiti della mia epoca emo, perché sì, ero emo. E molti però purtroppo li ho dati via tempo fa. Quindi vabbè, ho trovato una piccola parte, però vabbè. Secondo me fanno ridere, sono i miei vecchi cimeli da emo. Ma prima di tutto volevo dirvi che sabato, questo sabato, sabato 8, sarò a Romix. Se volete passare io ci sto. Però vi prego, non portatemi cose, perché sarò in mezzo a un casino, quindi non posso tenere cose in mano. Poi non so neanche come tornerò, cioè è un po' un casino. Quindi vi prego, non portatemi cose, perché sennò me le perdo sicuro. È così, giusto per vederci un attimo. Quindi portate solo il vostro amore e foto di giovedì, quelle sì. Portatemi le foto di giovedì. E quindi niente, adesso vi faccio vedere queste cose. Il mio primo acquisto da emo è stata questa felpa, che ha una particolarità, che aveva un orecchio da coniglio in testa e anche tipo le mani col buco. Praticamente era troppo carina, l'ho usata tipo per 2 anni. Guardate quanto era carina, con le mani così. Poi è tipo dei pile, quindi cioè teneva troppo caldo e tipo ero super felice, non me la toglievo mai. Poi tipo mi sa che pure i professori alle medie dicevano lei, ma te li facciamo, ma che volete. Questa era bellissima. Poi vabbè, ho preso pure tipo questa, però questa è da gatto. So che questa è un po' più complicata, cioè qua c'aveva tutte queste cose intrecciate. Non me la sto mettendo al contrario, non mi vede niente. C'ho sempre le mani, però tipo sul cappuccio c'è proprio tutta una faccia, vedete, tipo Poi pure qua nelle mani, che se te le metti in tasca sembrano le mani di un gatto. Questa però in realtà, devo dirvi la verità, non mi faceva troppo impazzire, perché era troppo esagerata, regà. Però vabbè, ragaruccia. Poi c'ho quest'altra che era un po' più leggerina. Questa proprio da emo, cioè questa l'ho tipo messa quando ho fatto tipo quella parte dell'emo del commissario Rex, appunto, proprio da emo. E questa, oh mio Dio, regà, ma non ce la faccio, ma che cosa. Qui il cappuccio era un po' così, questa diciamo era più scialla, cioè nel senso alla fine ci sta. Cioè non me la metterei mai ora come ora, eh. Pure questa con i buchi sulle mani, emo girl. A me piaceva un sacco l'abbinamento rosa e nero, infatti come vedete tutte cose erano rosa e nere. Perché boh, cioè io ero comunque emo, però diciamo non ero un emo estremo, cioè alla fine non è un estremo. Alla fine cercavo sempre di dare un tocco di mio, cioè mettevo sempre il mio stile, mettevo sempre il mio stile in tutto. Quindi cercavo sempre le cose più carine e particolari. Poi ho questa maglietta che davanti è così e dietro è così. Tipo il cappuccio c'ha gli occhi così, che praticamente voi me lo mettete e c'avete tipo la maschera da gatto. Cioè questa è proprio particolare. Io ci andavo in giro, ma che cazzo. Poi c'era questo coso che prende, c'è una maglietta, ok, però qui c'è una zip, cioè se apre, quindi stavo sempre così tipo Poi queste cose, cioè io mi ricordo che andavo sui siti a cercarmele. Poi ovviamente le gonne, perché sono sempre stata una fan delle gonne. Oh, vabbè, questa qui molto classica, cioè dove vai se non ce l'hai, abbinato con un bel paio di All Star, spaccavano. Che tra l'altro io avevo tipo quelle alte fino al ginocchio, indecenti, erano scene, erano veramente, non lo so, las divinas. E in the same skinas, a chi manda las divinas. Cioè in realtà, cioè questa volta la guardo e faccio quasi quasi me la metto, però poi dico no dai, non ho più 14 anni. Perché magari io me la provo, però faccio tipo cioè me ne sa de vecchio, capito? Ma non perché è brutta, ma perché la indossavo tanto tempo fa. Come quando tipo ti riascolti le canzoni vecchie e fai tipo sì, mi piace, però me sa de vecchio, cioè capito? Poi vabbè, questa che era tipo la versione un po' più strong di quella di prima, cioè le manette attaccate, quelle borchie, questo tulle. Però non l'ho usata molto, perché boh, cioè ho messa una volta Halloween, non lo so, poi un'altra volta e poi boh. Poi c'ho questo, che praticamente è un tutù di tulle, che praticamente lo mettevate sopra un'altra gonna perché è trasparente e avete il vostro tutù. Che bello questo tutù di tulle. Tutulle, no vabbè, questo era indecente, cioè ma veramente. Ma poi guarda che si vede attraverso, cioè io boh. Poi sempre di tulle ho questi, sono dei pantaloncini, cioè io mi ricordo che mi piacevano un sacco, infatti cioè alla fine non sono così male, dai guardate che carini. Li ho usati una cifra proprio perché mi piacevano un sacco, però boh, cioè nel senso dove ci vado. Io prima mettevo pure i pantaloni, cosa che adesso è totalmente abolita dal mio guardaroba. Però prima me li mettevo, avevo preso questi che qui erano strappati e c'era il pizzo. Cioè regà, ma di che stiamo a parlare? So che tipo li ho usati così tanto che vedete che si sono tipo ingrigiti. Che poi tipo io volevo essere emo, quindi volevo gli skinny, ma non li trovavo. Mi andavano tutti larghi, erano tutti osceni. Poi io tipo ho trovato questi che erano perfetti, cioè erano bellissimi, tipo su un sito, cioè boh. Poi vabbè, calze di pessimo gusto, cioè nel senso che le calze zebrate, ma qui stiamo un po' esagerando. E poi questi ci erano rimasta malissimo perché non erano calze ma leggings. Sono trasparenti, non possono essere leggings. Poi questo zebrato manco mi piaceva tanto perché era verticale, non si può avere
muoverti, cavo zebrato. Prendi esempio da Terranova. Mi ricordo, ho preso da Terranova queste carte e ho detto: oh mio Dio, sono 2 euro, l'affare della vita. Vorrei vedere. Detto da una che c'ha il letto leopardato, insomma. A Roma mi ho comprato questo cappello, che è veramente orrendo. Cioè, nel senso, no, non ci siamo proprio. Tipico cappello che vendono a Romix. Dopo che il Romix ti segue per 20 giorni, vedevi gente di scuola tua che indossava questi cappelli. E ci sono stata anch'io. Esatto. Proprio, dai, era caruccio. Poi ragazzi, ovviamente non potevano mancare gli accessori. Io ero molto fan di questi cosi. Sono tipo quei cosi che te metti qua. Yo! Cioè, raga, la peggio alternativa. Ah, vabbè, avevo questa versione un po', diciamo, rude. Questi che erano tipo coordinati con quella maglietta di prima. Cioè, te li davano in dotazione con quella maglietta. Ci rendiamo conto. Questi, veramente, indecenti. Cioè, ma niente. Questi che veramente dicevo perché. Cioè, ma che senso c'hanno? Manco tengono caldo, cioè è inutile. Cosa facevo? Perché? Qui andiamo molto sul classico. Oh sì. Ma mai classico intramontabile come la riga nera e fucsia. No, vabbè, questo è proprio da. Cioè, se io penso a un emo, penso a questo. Cioè, è veramente bellissimo. Questo era proprio i giorni in cui ero super convinta. Poi facevo pure la combo. Perché ovviamente c'erano pure gli accessori. Quindi mettevo tipo questo qua con le borchie. Sopra qua. Cioè, così. Poi abbiamo questo. E tipo ci mettevo ovviamente questo, perché sennò non sono true. Con l'aggiunta, che ne so, del braccialettino dei Black Veil Brides, un altro borchiato e del filo spinato. Ovviamente al collo una bella collana così. Così. E poi adesso i veterani dei primi Horizon rosicheranno. Una collana della Drop Dead Old Style, quando la Drop Dead era ancora non da hipster, non da alternativi, ma da emo. Da quelli che si ascoltano i primi Horizon. Bella. Ma aspetta un attimo. Ah raga, io c'ho pure la maglietta. Questo è un cimelio. Quando ancora la Drop Dead era fica. Esatto. Guardate che bello. Proprio da mi ascolto gli Asking Alexandria mentre mi metto l'eyeliner. Cioè veramente. Io usavo pure questa. E la usavo quando ancora non era scoppiata la super moda dopo. E ovviamente questo diamante. Questo veramente era il simbolo di tutto. Questo diamante prima era una collana lunga, poi tipo l'avevo attaccata a questa, quindi avevo questa con il diamante. Ah raga, ma di che stiamo a parlare qua? Ma di che stiamo a parlare? A me questo mi piace tuttora, cioè nel senso mi piace questo simbolo. Poi vabbè, per i capelli, diciamo dei codini così con i teschi, così va bene. Poi avevo una mollettina bellissima fatta così, solo che tipo mi si è scollata. Però bellissima, veramente. Poi c'avevo tipo tutti i fiocchetti, tutte cose. E questa è pure, nei capelli pure questa, che mi piaceva un sacco pure questa. Prima quando metto i pantaloni ovviamente mi metto pure le cinture. Vabbè, a parte le classiche bianche e rosse, così a scacchi che c'è, intramontabili sempre. Usavo sempre pure quella, diciamo, quella là che c'era tipo Billie Joe Armstrong, tipo quella argentata con le borchie. Quella è bellissima. Chissà dove è finita. Ovviamente ai piedi avevo le Vans a quadretti. Ovvio. Penso il mio outfit sia completato. Oltre a questo ovviamente sotto c'avevo sempre sempre solo magliette di band, tipo Black Veil Brides, Primi Horizon, Asking Alexandria, My Chemical Romance e tutti questi. Vabbè raga, io non rinnego il mio passato come fanno alcuni che fanno finta che non è mai successo niente. Io mi ricordo che nel tutta la mia, il mio periodo in cui vestivo così, c'era gente che mi diceva tipo: ah, basta con questo nero, sembra che vai a un funerale. Voi andate ai funerali vestiti così? Cioè nel senso, io non ci andrei. Questi erano i miei vecchi vestiti. A me piacciono un sacco. Ora non so come mi ci rivedo appunto come dicevo io, come sa de vecchio, perché nella vita bisogna cambiare stile, perché bisogna variare, ma mai rinnegare il passato. Cioè, comunque, anche se io alla fine seguivo una certa moda, gli davo comunque le mie accortezze, cercavo di abbinare, no? Cercavo di creare un mio stile nello stile, ed è così che dovete fare, ragazzi, portare avanti il vostro stile, secondo me. Vabbè, se non volete farlo. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao! I'm never gonna